Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenute a questa nuova edizione del Warhammer Quiz. In questa edizione dedicata al vecchio mondo Warhammer Fantasy, gioca con noi il campione di sempre, ancora imbattuto, Alessandro. Ciao. Lo sfidante di sempre, aspirante campione e aspirante essere umano, Colombino. Solo per voi, nella sua forma umana, stasera, Simone! Benvenuti a questo Warhammer Quiz, dove si faranno domande di Warhammer Fantasy, ma prima di iniziare, come al solito, facciamo un giro di buzz per vedere se funzionano. Partiamo dal nostro campione, Paesiello. Bene, il suo buzz sembra funzionare. Vediamo il nostro sfidante, Simone. Bene, ecco, anche il suo buzz sembra funzionare. Adesso tocca al nostro sfidante Colombino. Non funziona? No, sembra funzionare. Ok. Possiamo partire con questa nuova puntata di Warhammer Quiz. Pronti con i vostri buzz. La prima domanda è: quali sono i nomi dei tre ancestrali dei nani? Grimni, Grumni e Valaia. Risposta esatta. Un punto per il nostro campione Paesiello. Domanda piuttosto difficile questa seconda domanda. Quanto era vecchio l'impero degli uomini al tempo della sua distruzione? 2552 anni. Purtroppo la risposta è sbagliata. Sì, sfidante Colombino? 2551 anni. Mi spiace, la risposta è sbagliata. 2553 anni. Mi spiace, la risposta è sbagliata. La risposta corretta era 2525. Hanno invertiti. Ho detto 52, ho detto. Passiamo alla terza domanda. Una razza possente creata per il lavoro manuale dagli Slan. Sfidante Colombino? Croxigor. Un punto per lo sfidante Colombino, che si è prenotato prima di tutti. Orco che casualmente venne in possesso della corona di Nagash. Campione? Azag il Massacratore. Esatto, un altro punto per il nostro campione Paesiello. Passiamo alla prossima domanda. Primo re, alto re dei nani e da lungo tempo amico di Malekith. Snorri Barbabianca. Esatto, un altro punto per il nostro campione Paesiello. Altrimenti detto il nano bianco. Qual era il nome originale di Vlad von Karstein? Vasanesh. Risposta corretta. Come si chiamava la cavalcatura di Enarion? Indraunir. Sì, campione? Indraunir. Risposta corretta. Un altro punto per il nostro campione, che va a 5 punti. Le due province dell'impero che sostanzialmente morirono prima del resto dello stesso. Allora, a me viene da dire Solland e Darkvlad, però morirono molto tempo prima di questo, se no sono Nordland e Stirland. No, questa è una domanda generica. E in ordine cronologico sparisce il Solland e il Darkvlad. Non ho sentito nessun buzz. Solland e Darkvlad. E? Darkvlad. Come? Darkvlad. Risposta corretta, un punto per il nostro Simone. Ciao Paese, insegnaci. Questo insegna al campione a rispondere senza usare il buzz. No, ma non ho capito domanda. Mi spiace, però hai risposto. Sì. Non capendo la L'indiscusso padrone di Ulgu prima della fine dei tempi. Grimgor Pelle di Ferro. No, la risposta è sbagliata. Malekith. Risposta sbagliata. Il vento delle bestie. Posso andare a casa? È il vento dell'ombra. Sì. Malekith. L'ha già detto. Sì, scusate. Chi è? Belacor. La risposta corretta è Belacor. L'arma che ha dato il nome a tutta la serie. Sfidante Simone, l'arma che ha dato il nome a tutta la serie. Gamma Razz.
Un punto per il nostro Simone. No. Clan degli Skaven, rinomato per i loro pericolosissimi Scry. E risposta corretta. Sapere della magia associato al vento di Giada. Vita. Un punto per il nostro fantastico sfidante Simone, che fa 3 punti contro i 6 del campione Paesiello. È un'ottima rimonta, era partito molto male, ma si sta assolutamente riscattando. Prossima domanda. Unità d'elite dei nani che veste armature. Spaccaferro. Risposta sbagliata. Draghi di ferro. Iron Drake. Risposta corretta, un altro punto per il nostro Simone. Iron Drakes. Sfidante Colombino, ma lei ha ancora un punto. Si svegli. Mi hanno fregato quella lì di Cambridge, la sapevo. Scusate dalla regia, cosa ci dite sulle domande rubate? Stiamo indagando, vogliamo andare a fondo la questione. Quindi non riusciamo a capire come sia possibile che siano state rubate, ma comunque gli altri concorrenti abbiano risposto tranquillamente. Però. Comunque state indagando, cioè, ci state assicurando. Sì, indagini, confermiamo se tranquille, le indagini proseguono. Quindi sfidante Colombino, si è rassicurato, stanno indagando. Sarà meglio. Il più venerabile dei veterani sauri sfregiati. Simone. Risposta sbagliata. Risposta corretta, campione. Un ogre che diede il suo nome a un'intera classe di professionisti mercenari. Colombino. Molfang. Il mangia uomini. Come? Molfang. Risposta sbagliata. Golgfag, ma Golgfag. Risposta corretta. Il padre di tutti i draghi ogre. Fermi. Si dice che abbia le dimensioni di una montagna. Colombino. Kolek Mangiasole. No. È il padre di Kolek Mangiasole. Krakarnot il Nero. Esattamente, risposta corretta. Che ha il padre di Kolek Mangiasole. Fortezza nanica. Ora usata, tra virgolette ora, usata come quartier generale per i vampiri di Lamia. Pinnacolo Argenteo. Risposta corretta. 10 punti per il nostro campione. Pronti con i buzz, perché questo è facile, quindi la potete sapere tutti. Corrente, tra virgolette, detentore del titolo di Reich Marshal. Kurt Elborg. Esattamente, un altro punto per il nostro campione, che va a 11. Passiamo alla seconda fase di questo quiz. Praticamente io vi darò una fazione e sì. voi dovete dirmi il nome del leader di quella fazione. La fazione di... Quindi è molto semplice, molto semplice. Però è velocità. Velocità vostra nel prenotarvi alla risposta. Attenzione, partiamo con la fazione degli uomini bestia. Campione? Kazrak il monocolo. Esattamente, un altro punto per il nostro campione, che va a 12 punti. Chi è il capo della fazione di Bretonnia? Re Cuori Leone Lowen. Risposta esatta, 5 punti per il nostro sfidante Simo. Chi è il leader dei Dark Elves? Malekith, Prestregon. Chi è il leader dei nani? Torgrim Portarancore. Sì. Risposta esatta, 7 punti per il nostro sfidante Simo, che sta mettendo in difficoltà con una rimonta incredibile il nostro campione Paesiello. Guarda che arrivo anch'io adesso. Dalla regia ci dite qualcosa? Tutto regolare? Tutto a posto? Tutto a posto, tra l'altro abbiamo già, se vi interessa, il responso degli investigatori che abbiamo contattato per le domande rubate. Sì? Metto da una minchiata a non rompere i coglioni colombiani. Perfetto. Chi è il leader degli Alti Elfi? Campione? Campione? Il re fenice Finubar il Navigatore. Sei sicuro? Sì. E la risposta è corretta. Un altro punto per il nostro campione Paesiello, che va a 13. Colombino, anche tu però. Ma loro fanno rumore, io no. Che è il leader dei regni degli ogre? Greasus Dente d'Oro. Un altro punto per il nostro campione, che va a 14. Chi è il leader indiscusso, sottolineerei anche, degli orchi? Colombino questa volta, sei prenotato prima di tutti. Grimgor. Sei sicuro? Sì.
Come si faceva di nome completo? Gringor per di ferro. E la risposta è corretta, Colombino. Finalmente. Ed è il secondo punto. Era doppiato tutto. Il leader degli Skaven. Il consiglio dei 13. Un punto per il nostro campione paesello che va a 15 punti, irraggiungibile ormai. Il leader dell'impero. Carl Franz. Un punto per lo studente Simo che va a 8 punti. Sono giocato l'impero 10 anni, saprò che no. Chi è il leader del Re dei Sepolcri? Setra l'Imperitù. Un altro punto per il nostro sfidante Simone. Il leader dei Conti Vampiri. Colombino. Manfred Moncazzo. Un punto per il nostro Colombino che va a 3. Leader dei Guerrieri del Caos. Arkham. De? Il Prescelto. Bravo. The Everchosen. Un altro punto. Chi è il leader degli Elfi Silvani? Colombino. Tanto non la sa. Ariella. No, non è vero. Aspetta, però no, non è vero. Ti sei prenotato come secondo? Ah, non è vero. Ti sei prenotato come secondo? Cos'è che hai detto? All'Ariella? No. Confermi? No. Ora hai detto all'Ariella però. Sì. Non confermo però. Però hai detto all'Ariella. Confermi che hai detto all'Ariella? No. Allora sei bugiardo. Togliamo anche i punti che ha preso per questa ostinazione a dire puttanate. Assolutamente sì. Quindi torna a zero il nostro sfidante Colombino per aver mentito spudoratamente a capo. Orion e Ariel. Risposta corretta del nostro campione. La sirenetta. Attenzione perché questa è l'ultima domandona e verrà fatta dalla regia. Il punteggio è 16-10-0. Ok? 0. La domanda dalla regia vale 6 punti. Attenzione, momento di panico. Qual era il nome dell'entità malvagia affrontata da un'eroina vampira nel vecchio mondo? Era anche il titolo di un romanzo dedicato alla saga di questa eroina, di questo personaggio vampiro. Guarda, io non ci provo neanche. Il corrotto. No, sbagliata. Risposta errata. Buttati. Io non ne ho idea, quindi potrei dire qualcosa a caso. Wulfric. Sei andati vicino, ma non è Wulfric. Drakenfels. Drakenfels è il nome del romanzo. Sì, Va bene, quindi possiamo chiudere questa puntata di Warhammer Quiz dove, vabbè, gli sfidanti hanno dato tutto quello che potevano. Lo sfidante Simo comunque è arrivato a 10 punti, vorrei dire, grazie anche alla sua fulminea capacità di suonare il buzz. Stretta di mano, fair play anche qua, sempre come al solito dalle nostre parti su Guida Galattica per Modellisti, sempre grande fair play. Niente scambi di maglie. Niente scambi di maglie perché adesso si inizia a sudare e comincia a far caldo. Quindi cosa diciamo a tutti coloro che ci hanno seguiti e hanno resistito fino adesso a seguire questo Warhammer Quiz? Mettete mi piace al nostro video, mettete like alla pagina Facebook, se avete commenti da fare e sotto io aggiungerei: per favore chiedete al canale di dare un buzz vero anche a me, così posso rispondere anche io. Ma il tuo buzz è bellissimo. Quindi mi sembra una richiesta lecita. Che sarà ignorata. Vorrei un appello proprio accurato, Colombino. Vi prego, fate in modo che io abbia un buzz per davvero anche io, così posso fare anch'io le mie domande. Scrivete nei commenti se Colombino deve avere un buzz e che tipo di buzz, quindi. Sbizzarritevi nelle vostre idee più galattiche che avete. Uzela, piatti, tutto quello che casa del paesiello. Sì, casa del paesiello, un corno, un flicorno, un vibratore, qualsiasi cosa. Potete scegliere e scrivere sotto nei commenti, provvederemo a recuperare un buzz di questo tipo che faccia qualche suono per il nostro Colombino che per il momento si limita a scorreggiare alzando la mano. Quindi niente, non si sente neanche quando lo faccio, infatti dobbiamo amplificare il suono. Quindi niente, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, commentare sotto, mettere mi piace alla pagina Facebook e per il resto fatemi piace alla pagina Facebook. Al prossimo quiz. Al prossimo quiz. Al prossimo quiz. Al prossimo quiz. Essere risvegliato dal giovane re. Questa è una domanda. Dal re giovane, se vi può aiutare. Cioè, essere risvegliato dal giovane re? Questa è una domanda. Non mi risulta come sia una domanda. Sì, come si chiama l'essere risvegliato dal giovane re? Prossima domanda. L'essere risvegliato dal giovane re. L'avatar di Kane.
Ma è Warhammer 40.000, è come lo so dire. Scherzone. Ma sapevamo tutti. La corte del giovane re. È la corte del giovane re, dai. Vabbè. Prossima domanda. Vi stavo prendendo per il culo. Prossima domanda.